Buonasera, bentrovati a tutti. Oggi 16 maggio 2022 in Borsa Italiana, grandissimo mortorio. Chi aveva guadagnato con i crediti in intraday oggi ha restituito i soldi, ovviamente anch'io l'ho fatto. Per fortuna ho pareggiato i conti con Saras, un titolo che è citato da diversi commentatori che io vi mostro in questi grafici. Abbiamo i 5 minuti. Oggi è partita randa, poi ha fatto un bel doppio minimo e infine ha fatto una congestione orizzontale dopo questo doppio minimo e ha fatto l'ultimo filotto al rialzo. Oggi Saras ha pubblicato i dati della relazione trimestrale, vediamo come ci sono risultati assolutamente importanti. È chiaro che Saras è un titolo attivo nel settore energetico, nella raffinazione del petrolio, oltre che nella distribuzione e nella produzione di energie rinnovabili e di energia elettrica, quindi è evidente che queste variazioni il mercato se le aspettava fin dall'inizio ed è la ragione per cui Saras ha fatto più del 100% nell'ultima settimana, da quando è iniziata la crisi in Ucraina. Il movimento è stato assolutamente pesante perché vedete che è andata sulla scheggia con volumi assolutamente in aumento. Oggi ha fatto con la pubblicazione trimestrale questo uncino lambendo i massimi. Io temo che questo non sia il momento migliore per entrare perché vi espone al pericolo del doppio massimo e quindi io aspetterei una congestione, un uncino più in basso, eventualmente mettere un ordine buy limit. In un'ottica intraday è evidente che questo è un titolo che anche domani farà faville. Se voi vedete, diciamo, oggi ha fatto più 10% e anche un cieco avrebbe guadagnato. Ovviamente il fatto di scegliere l'azione giusta è il grande merito di fare operazioni intraday. Vedete qui il doppio minimo che ho citato prima e questa congestione orizzontale durante la pausa pranzo. Ha fatto una chiusura forte e si presta ad operazioni speculative di brevissimo periodo. In borsa ci sono altre due occasioni che ho indicato nel report dipendente di borsa, non sono ancora scattati dei buy. A livello di mercato vale sempre la stessa impostazione, nel senso che sono convinto che questo è un mercato che andrà a lambire 23.000 a livello di FTSE All Share. E quindi non mi stupisco di molto di questi rimbalzoni come ci sono stati oggi. Il rimbalzone a livello daily sul nostro indice si vede, questo è il derivato, FTSE MIB 40, siamo a cavallo di una trend line discendente che passa presso poco qua, comunque la vogliate tirare per quello che possa essere utile, però diciamo che l'area di atterraggio è sempre questa. Poi ovviamente vedessimo un movimento forte, vedessimo la portare via questi tre minimi decrescenti, allora cambieremo idea, ma per il momento rimane la nostra view lateral ribassista, un po' come catto comunista o liberal socialista, che insomma sono contraddittori i termini, comunque diciamo che non vediamo ritornare al rialzo. Detto questo, ci sentiamo domani e arrivederci a tutti.